È online dal 21 gennaio 2016 la nuova sezione dedicata al regolamento europeo 139 del 2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento europeo 216-2008 del Parlamento e del Consiglio. Ingegner Cardi, la regolamentazione europea prevede che l'autorità faciliti i propri stakeholder attraverso un rapporto di trasparenza informativa per svolgere al meglio i compiti assegnati e adempiere alle proprie responsabilità. In quest'ottica ci può illustrare la nuova sezione del sito internet dell'ENAC dedicata al regolamento europeo 139 del 2014? Certamente, oggi gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione vanno usati tutti. Noi sul settore della regolamentazione europea agiamo in tanti modi, sia attraverso incontri con gli stakeholders, sia attraverso l'uso del sito istituzionale dell'ente. In questo caso, avendo elaborato molti strumenti per facilitare la conversione delle certificazioni aeroportuali alla nuova normativa europea, abbiamo ritenuto interessante per l'utenza pubblicare nel sito una sezione informativa che descriva da un lato quelle che sono le caratteristiche principali del regolamento, la sua applicabilità, gli aeroporti interessati e anche le caratteristiche innovative, quali i servizi dell'APRON, anziché l'arrangement, ovvero gli accordi speciali che devono avere i gestori. Abbiamo anche utilizzato la facoltà di esplicitare, raccontare come l'ENAC sta portando avanti questo processo di conversione che interesserà 38 aeroporti commerciali italiani. Peraltro devo aggiungere che essendo 38 gli aeroporti da convertire come certificazione e essendo il processo abbastanza lungo e non potrà interessare tutti gli aeroporti nello stesso momento, iniziamo con alcuni aeroporti e quindi auspichiamo che l'uso del sito consenta ai restanti aeroporti di tenersi aggiornati, monitorare e seguire l'evoluzione. Metteremo su questo sito tutti gli strumenti che agevoleranno i gestori nella dimostrazione di conformità.